Al Canassa di Termoli è andata in scena la 12ª giornata del girone F di Serie D, che ha visto i padroni di casa in tenuta completamente nera affrontare i biancorossi del Termoli 1913, una sfida da significato importante per entrambe le squadre. Il Termoli cercava punti preziosi per risollevare una classifica stagnante, mentre il Teramo mirava a consolidare la propria ambizione di alta classifica, ma alla fine vince il Teramo 2-1. Il primo tempo senza tante emozioni, fino al 30esimo va davvero una noia mortale. 30 minuti dopo, appunto, al 32esimo, quando il Termoli ha avuto la sua prima reazione, una buona chance con Cancello, il suo potente tiro da fuori area è terminato di poco a lato, alla destra del portiere ospite Di Giorgio. Appena 3 minuti dopo, però, al 35esimo è arrivato il gol che ha deciso il primo tempo. Un'azione spettacolare di Pietrantonio, che dalla linea di fondo ha scodellato un cross perfetto in area, ha trovato impreparata la difesa termolese e nessun intervento da parte dei difensori del portiere Palombo, consentendo così al giovanissimo classe 2007 Brugarello di svettare e infilare di testa il pallone nell'angolino alla sua sinistra del portiere. Naturalmente nulla da fare per il numero 1 termolese. 1-0 per il Teramo, reazione del Termoli senza risultati. Dopo il gol subito, la squadra giallorossa ha provato a reagire, ma senza trovare spazi né occasioni concrete per impensierire la difesa abruzzese. I ragazzi di Carnevale, nonostante qualche tentativo in avanti, non sono riusciti a pareggiare i conti prima dell'intervallo. Le squadre sono così rientrate negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio. Secondo tempo, sempre Teramo più incisivo. Al sesto Pietrantonio, sempre lui, si è reso protagonista con una punizione pericolosa che ha centrato in pieno la base del palo alla sinistra di Palombo, ormai battuto. L'azione successiva, all'ottavo, ha visto ancora il solito Pietrantonio impegnare il portiere del Termoli con un tiro insidioso parato con difficoltà. Il Termoli ha provato a reagire ancora al nono con Cancello, ma il suo tiro da buona posizione è finito nell'alto dei cieli sopra la traversa del portiere teramano, sprecando così un'occasione importante per rientrare in partita. La svolta definitiva per gli ospiti è arrivata al 23esimo, quando Allegretti, in un'ingenuità difensiva, ha commesso un fallo in area su Pavone, che ormai aveva perso il controllo del pallone, e quindi l'arbitro decreta il calcio di rigore. Si presenta sul dischetto Galesio, che con freddezza ha battuto Palombo, portando il Teramo sul 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, il Termoli ha provato comunque a rientrare in partita. Ci è riuscito al 39esimo con un tiro di Barone deviato da un difensore del Teramo che ha spiazzato il proprio portiere, accorciando così le distanze sul 1-2. Pochi minuti dopo, al 41esimo, i giallorossi sono andati vicinissimi al pareggio. Un cross perfetto di Puntoriere ha raggiunto Barone in aria, ma in scivolata il giocatore giallorosso, a porta quasi sguarnita, mancava il tap-in vincente. Nonostante i 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Principe di Tivoli, il Termoli non è riuscito a creare altre occasioni pericolose e il Teramo porta a casa un'importante e preziosa vittoria per 2-1, e per il Termoli si vede ancora di più una classifica molto pericolosa, e domenica riceverà ancora in casa una squadra che non promette nulla di buono, che è la Civitanovese.